nel nome della legalità. Questo è il titolo del convegno svoltosi questa mattina e organizzato dall'Associazione Siciliana Antiracket al fine di diffondere il concetto di legalità tra la cittadinanza e soprattutto tra i più giovani. Proprio sui giovani infatti è stata puntata l'attenzione dei vari relatori che si sono susseguiti, tra cui la professoressa Agnese Moro, figlia di Aldo Moro. Nel nome della legalità, un titolo importante per un convegno altrettanto importante che vuole sensibilizzare su tutte le forme di illegalità che purtroppo ancora persistono. Quale, in base anche alla sua esperienza personale, e consigli che può dare ai giovani che devono affrontare la vita e agli adulti che hanno paura invece di denunciare magari atti di illegalità? Purtroppo diciamo che tante situazioni di illegalità sono molto vicine ai giovani in questo periodo, molto a portata di mano, è tanto facile incontrarle. Io credo che spetti a noi adulti, ma anche ai giovani, perché sono persone capaci ovviamente di agire, di rifiutare queste offerte che ci vengono fatte e cercare di vivere in un modo bello. Sarebbe importante desiderare un paese, dire lo vorrei così, vorrei vivere in un posto così e percorrere quella strada. La crisi che stiamo vivendo oggi, i continui problemi appunto legati a questa situazione, secondo lei ci possono fare ripiombare in quegli anni bui? Ci può essere un ritorno al passato negativo? Ma sì, è sempre possibile, diciamo, ricadere in cose negative. Tra l'altro noi siamo un paese che non ha mai deciso di bandire la violenza come strumento di controllo dei conflitti, però io credo che siamo in un momento molto diverso e penso che, per quanto dura e terribile sia questa contingenza, potrebbe anche portarci a riflettere sul fatto che forse possiamo vivere la nostra vita scommettendo su cose che non sono i soldi, l'apparenza, e quindi un ripensamento potrebbe essere utile. Durante i lavori è emerso anche come denunciare sia importante e collaborare con le forze dell'ordine può dare quella marcia in più affinché l'illegalità possa essere sconfitta. Dove c'è una presenza di associazioni in grado di curare gli interessi anche delle diverse articolazioni della collettività, le cose vanno meglio, anche dal punto di vista del contrasto al crimine organizzato, che non può essere fatto soltanto sul piano giudiziario, che è una componente importante ma non l'unica. Lei spesso ha lanciato un appello ai cittadini a collaborare, che risposta c'è stata da Catania? Guardi, finché noi non saremo in grado anche di dare risposte molto più rapide di quelle che siamo in grado di dare adesso, credo che questo appello funziona, perché qualcosa abbiamo, ma dobbiamo fare di più noi, insomma. Ecco, secondo me tocca soprattutto a noi riuscire a dare risposte più rapide, e su questo ci stiamo attrezzando, un lavoro che stiamo facendo in procura con le forze dell'ordine, speriamo di riuscire, qualche risultato già c'è, a dare risposte non solo efficaci ma anche più rapide.